Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Business Leader. Le campagne di reclutamento del personale per conto delle aziende possono essere caratterizzate da metodi e da strategie molto diversificate. E questo naturalmente perché? Perché il mondo del lavoro continua a cambiare pelle, ha questa caratteristica, cambia pelle continuamente, tutti si devono adattare con grande velocità anche ai processi di cambiamento. Lo status quo non è più consentito. Come abbiamo detto, più spesso la velocità di trasformazione dei processi produttivi sta mettendo in difficoltà molte aziende perché non riescono ad individuare le risorse professionali adatte a coprire i loro bisogni. Questa puntata di Business Leader abbiamo deciso di intitolarla Il Recruiting Reinventato, e ad accompagnarci in questo percorso oggi abbiamo invitato Nicola Rossi, Country Manager di Monster Italia. Benvenuto e grazie. Grazie a voi, buonasera. Allora, Monster Italia, intanto mi voglio subito togliere una curiosità, perché la società, l'azienda, la compagnia nasce negli Stati Uniti, sì. Il trasferimento italiano, diciamo del modello italiano, è avvenuto nel 2001, Lei dal 2008 è Country Manager, ma negli Stati Uniti funziona molto diversamente rispetto all'Italia. Come si è dovuta adattare questa azienda al nostro mercato del lavoro? Diciamo che se, la premessa è che, come in molti altri business, è una questione di dimensioni. È chiaro che gli Stati Uniti offrono opportunità completamente differenti, quindi un modello di business basato su quantitativi diciamo elevati, adattato in Italia, quindi un modello di business su quantitativi un attimino più minori, più contenuti. Rispetto agli Stati Uniti, quindi noi abbiamo dovuto integrare, oltre che la vendita di prodotti, la vendita di un servizio di consulenza e di valore aggiunto nel dare una maggiore valorizzazione ai nostri prodotti, nell'utilizzo dei nostri prodotti alle aziende. Quindi servizio in più rispetto alla vendita di prodotti. Quindi la vostra è qualcosa di diverso rispetto ad una tradizionale agenzia per il lavoro, ma voi la definite proprio una piattaforma globale di talenti. Una piattaforma globale di talenti, cercando di dare la massima esperienza lato candidato e lato azienda cliente. Infatti, allora vorrei mostrare, se la regia me lo consente, anche il sito di Monster Italia. Monster, perché vediamo proprio in home page un bel mostriciattolo che indica, nella modalità americana, I want you. Esatto. E quindi insomma anche questo è un modo piuttosto avvincente in qualche maniera di richiamare l'attenzione su di sé. Allora, Rossi, nei processi di recruiting si sono inseriti inevitabilmente innovazione e tecnologia. La selezione e il reclutamento naturalmente sono processi che richiedono tempi e procedure che vanno tenute sotto controllo, vanno ottimizzate, standardizzate se vogliamo, però non si può perdere di vista il fattore umano. So che per voi questo è un tema molto importante, cioè il rapporto fra il fattore umano e l'identità aziendale. Partiamo però dal tema proprio tecnologico. Come sta condizionando l'innovazione digitale il processo di reclutamento delle persone? Allora, dobbiamo fare anche qui una premessa. Il processo di identificazione e selezione dei candidati diventerà sempre più vincolante, sarà sempre più vincolante passare attraverso la digitalizzazione e la tecnologia, quindi intelligenza artificiale, chatbot, algoritmi di ricerca. Questi saranno essenziali. È chiaro che l'utilizzo della tecnologia porta anche a una standardizzazione di quelli che sono i processi, quindi l'elemento valorizzazione uomo, quindi il valore aggiunto che l'intervento dell'uomo può mettere, diventerà sempre più fondamentale per differenziare quella che sarà la proposizione di ricerca e selezione di un'azienda. Sempre naturalmente, immagino, facendo in modo che non si vada incontro ad un mondo che sacrifica sempre di più il fattore umano. Come state cercando di impedire che questo avvenga? Il vostro ruolo anche di intermediari? Innanzitutto io sono convinto che il fattore umano, anzi, avrà un ruolo sempre più fondamentale all'interno di un processo di selezione e di ricerca, perché la tecnologia mi aiuterà a svolgere funzioni, attività a basso valore aggiunto, quale ad esempio lo screening di quantitativi di candidature elevate. Adesso c'è la possibilità di utilizzare chatbot come
il caso di questa Vera, che è una tecnologia di chatbot che permette di fare colloqui virtuali in quantitativi. È un'intelligenza artificiale. Un'intelligenza sì. artificiale in cui invece di fare un colloquio con un diciamo selezionatore in carne ed ossa, io faccio un colloquio tramite con diciamo una macchina, un po' come avviene quando mi collego con le chatbot mm-hmm. dei servizi di certo, si è molto discusso cioè. Del modello di Vera che è quello utilizzato da IKEA, ma in realtà poi abbiamo capito in un primo momento qualcuno si è anche un po' spaventato rispetto all'applicazione di una modalità così particolare di reclutamento del personale. In realtà serve forse a fare una grandissima prima scrematura dei curriculum che arrivano in un'azienda. Esattamente, come prima magari ci potesse essere una barriera con un questionario a crocetto oppure mettendo una schermata sopra, qui viene fatta attraverso la tecnologia. Certo. È chiaro che la selezione vera, diciamo, e propria verrà sempre attraverso un contatto uomo ed una relazione tra, diciamo, persone. Certo, una realtà che sarà certamente sempre più ricorrente, magari in grandi multinazionali. Non dimentichiamoci invece qual è il mondo dove stiamo noi, che è quello italiano, che è fatto di molte piccole e medie imprese che magari questa evoluzione barra rivoluzione la vedranno con tempi un po' più lunghi. Il recruiting reinventato si basa su tre capisaldi: sì. La tecnologia, il target e i processi. Sulla tecnologia un po' abbiamo ragionato. Cosa vuol dire guardare ai target? Guardare i target vuol dire guardare ai candidati, quindi parliamo di millennials che nel prossimo anno rappresenteranno il 50% della forza lavoro, quindi bisogna parlare con modalità e con una comunicazione in linea con quella che loro si vogliono sentir dire, quindi un forte utilizzo della parte di racconto, di storytelling, perché vogliono sentirsi raccontare e vogliono raccontarsi anche loro, un forte utilizzo della tecnologia, prevalentemente il mobile. Dobbiamo pensare che qualsiasi comunicazione che noi avremo verso i candidati deve passare attraverso il mobile, quindi anche diciamo WhatsApp e messaggistiche, destrutturazione di quella che è la relazione azienda candidato, ma soprattutto significa considerare quelle che sono le aspettative del candidato, quindi volersi raccontare e avere la necessità di dire: questo è il mio talento, mettimi in grado di potertelo dimostrare. Quindi insomma, la parte se capisco soft. Bene, i giovani devono essere in grado di mettersi in mostra proprio con la modalità dei talent show, in modo tale da poter consentir loro di presentare l'X Factor che hanno. Mi rendo conto che utilizziamo questa terminologia molto televisiva, ma in ogni caso è un processo, mi pare che si adatta molto bene anche al mercato sì. del lavoro. Le aziende riescono ad utilizzare questo modo per reclutare le persone? Chi ce la fa, chi lo accetta, chi invece è un pochino più in difficoltà ad utilizzare questo modello così, se vogliamo, un po' innovativo, anche se ormai appartiene alla nostra quotidianità? Ma essendo chiaramente un servizio innovativo, ha bisogno di una certa presa in carico, e da parte delle aziende devono prendere atto che devono valutare, che i ragazzi, ma anche loro stessi, sono alla ricerca di valutare quelle che sono la parte di soft skill, quindi come, qual è la mia attitudine ad entrare in un'azienda, qual è il mio mindset, e si può fare solo attraverso dei percorsi di, diciamo, assessment, di gaming e di hackathon, in cui io vedo le dinamiche interpersonali, le dinamiche di gruppo, dinamiche di leadership, e posso andare a testare quello che è al di fuori di un curriculum, che è un documento asettico. Certo, e questo perché questo principio mi piace fissarlo con il prossimo cartello che adesso la regia ci manda in onda. Le aziende hanno bisogno di personalità, dal semplice collaboratore all'ambassador aziendale. Che cosa significa fare questo percorso culturale? Significa identificare in maniera molto specifica la propria identità aziendale, quindi ogni azienda deve differenziarsi rispetto alle altre, se vuole attrarre quelli che si chiamano i talenti, anche se una parola sicuramente abusata, deve raccontarsi e deve differenziarsi rispetto alle altre. Io penso che in Italia abbiamo un'opportunità data dalla nostra struttura economica, avere
siamo forti nelle small medium business, siamo leader in parecchi mercati italiani ed esteri. Le small medium business hanno l'opportunità, attraverso la tecnologia che sta diffondendo la possibilità di comunicazione, di potersi raccontare meglio e differentemente rispetto a prima ed poter attrarre i candidati mettendo in evidenza quella che è la loro personalità. Certo. Le aziende, ognuna azienda, così come noi, ognuna deve avere la propria personalità e trovare i candidati che fittano meglio con la personalità aziendale. Personalità aziendale che pure le aziende devono essere in grado e capaci di raccontare. Adesso ci arriviamo a questo punto. Vorrei soffermarmi ancora un attimo, Rossi, sul tema del processo di selezione. Mi spiega esattamente, io non ho molta confidenza con questo concetto, che cos'è esattamente il gaming? Il gaming può essere online oppure offline. È praticamente online, sono piattaforme in cui il candidato è sottoposto a una serie di domande, deve, voglio dire, rispondere, oppure può essere sottoposto ad un banale giochino attraverso il quale alla fine del quale le aziende, in base al punteggio che viene realizzato, possono andare a individuare competenze tecniche oppure competenze, quelle che vengono chiamate soft attitudinali, quindi domande di cultura generale oppure domande un pochino più tecniche. Anche qui c'è il discorso della sfida, che è molto importante. I ragazzi vogliono mettersi in competizione, quindi io sfido altri partecipanti al percorso di selezione, e questo è molto ingaggiante per i candidati. E tutto questo perché il processo di selezione oggi ha proprio questa natura ibrida che lo contraddistingue, quindi, come dire, si compone di diversi momenti e ha molteplici sfaccettature. Sì, esattamente, cioè, è un po' quello che sta facendo, mi viene da dire, Amazon, cioè partendo da una forte tecnologia e dando un'esperienza all'utente forte utilizzando la tecnologia, si sta chiedendo, ok, però ho bisogno di diventare reale, di diventare fisica. Io quello che vedo, parlando spesso con i millennials, parlando con i ragazzi, hanno bisogno proprio di questo connubio, di questa ibridizzazione fra cose tecnologiche che sono digitali e contatto reale con contatto fisico. E anche il recruiting ibrido è dare la possibilità, attraverso la tecnologia, a poter accedere a un percorso in base alla mia esperienza personalizzata, però poi ho bisogno anche di una valutazione e di un contatto personale che permette di dimostrare, certo, il mio talento. Recruiting e onboarding. Oggi ho deciso di fare un po' la professoressa e voglio spiegare tutti i termini che emergono dalla nostra conversazione, così magari speriamo anche di essere utile a chi sta affrontando in questo momento il mercato del lavoro e non ne capisce bene le dinamiche, anche nel nuovo gergo, se vogliamo, che utilizza dottor Rossi. E recruiting e onboarding, dicevamo, sono proprio i due nuovi volti dello stesso processo di selezione. L'onboarding a me fa venire in mente qualcuno proprio che sale a bordo, esatto, di una nave. Il concetto è questo? Sì, il concetto è questo. L'onboarding è il momento in cui io ho finito il mio percorso di, diciamo, recruiting, firmo la mia lettera, quindi il momento storico per chiunque ha firmato una lettera di assunzione. E assumo l'incarico diplomatico di diventare ambasciatore di questa, esattamente, azienda. Esattamente. Il tema è che prima, nel momento in cui io firmavo, entravo in un'azienda, tutto quello che veniva dopo, azienda più, azienda meno, era una mera formalità amministrativa. Ecco, adesso, grazie alla digitalizzazione, grazie a questa voglia di fare nuove esperienze, inizia proprio un nuovo percorso di engagement del dipendente, certo. Quindi la parte di employability diventa veramente fondamentale. Tanto lo sappiamo, i nuovi talenti, i nuovi candidati hanno una fedeltà molto più bassa rispetto a quella che avevamo noi, quindi il tempo medio di permanenza in azienda è 3-4 anni, quindi io devo fare in modo che di sfruttare al massimo, anche se sfruttare forse è una parola un po' negativa, comunque di valorizzare al massimo il talento che io mi porto a bordo e fare in modo che lui abbia la massima valorizzazione all'interno, certo, della mia
azienda. Il tempo è volato, ci mancano appena 4 minuti di tempo, li voglio sfruttare interamente per raccontare bene, spiegare bene come un'azienda si dovrebbe raccontare per rendersi attrattiva. Anche in puntate passate abbiamo capito che questa grande capacità da parte dell'impresa italiana non c'è soprattutto per la piccola, che magari ha altre problematiche quotidiane da affrontare, forse questa viene relegata tra le ultime. Ci spiega con un ABC, diamo un messaggio alle aziende, raccontatevi bene affinché vi rendiate attraenti per tutti i talenti che ci sono in circolazione. Poi c'è anche il tema bello della caccia al talento ribelle. Allora, le aziende si devono raccontare utilizzando tecnologie e strumenti in linea, quindi video e piattaforme digitali, attraverso uno storytelling che garantisca una promessa ai candidati. E quindi vieni a lavorare da me perché io ti garantisco questo percorso di crescita professionale e personale, quindi che si fitti il mindset delle due parti in causa, ma soprattutto che la promessa sia vera. Certo, naturalmente le società come la vostra aiutano le aziende che non hanno esperienza in questo senso a poterlo fare. Esattamente, cioè noi cerchiamo alle aziende di far capire che cosa devono raccontare, qual è il valore aggiunto e soprattutto un'ultima cosa, l'utilizzo di testimonial aziendali, quindi quelli che vengono chiamati ambassador. E le persone che pensano di entrare a lavorare in un'azienda vogliono raccontare come si lavora e si vive soprattutto quella tipologia di azienda da chi già vive quel percorso aziendale. È vero che le aziende vanno a caccia di talenti ribelli? Assolutamente sì. Io assumerei solo talenti ribelli anche se poi mi porto in casa dei problemi. I talenti ribelli sono quelli curiosi, sono quelli che guardano invece del problema all'opportunità, quelli che vogliono un modello molto californiano, modello, diciamo. Ma io penso anche molto italiano, perché io penso che l'Italia in fatto di innovazione abbia fatto scuola, a volte le abbiamo troppo rigidimentate all'interno di procedure e regole. Ecco, partire dalle regole per cambiare lo status quo, non in maniera irriverente ma in maniera ribelle ed irrequieta, vuol dire guardare sempre fuori dalla scatola. Chiudiamo con una storia divertente che voi avete utilizzato in una delle vostre tante iniziative pubbliche che fate. Allora, leggo questo passaggio di un documento che ho trovato. C'è un'azienda che nel 2003 era un passo dal fallimento. Le è bastato entrare nella cameretta di un bambino di 11 anni, scorgere su una mensola un paio di sneakers consunte e capire che poche macro verità possono essere fatte di tante micro verità differenti e invertire la rotta, invertirla bene. Di chi è questa storia? Della Lego, che questa storia ci dice che bisogna continuamente cambiare il modello di business e anche qui in maniera un attimino irrequieta e ribelle, cioè non fermarsi alla prima analisi della situazione. La Lego ha fatto indagini di mercato su indagini di mercato, ma vedere davvero che cosa c'è dietro l'angolo. In quel caso qui è bastato entrare in una cameretta di un undicenne, un adolescente, per capire davvero che i dati servono come prima lettura, ma poi bisogna sempre vedere che cosa c'è dietro l'angolo in maniera innovativa. Può sembrare banale, ma insomma dare spazio a un po' di audacia, di trasgressione, anche a un po' di politicamente scorretto qualche volta può essere utile per cogliere il cambiamento. Grazie molto a Nicola Rossi, Country Manager di Monster Italia, per essere stato con noi. Grazie a voi. E noi ci rivediamo alla prossima puntata di Business Leader. Buona serata a tutti. Viviamo in un mondo complesso, affascinante e unico, in continua espansione, libero da vincoli e confini. Un luogo dove culture e popoli si incontrano e dove nuove opportunità nascono ogni giorno. Esprimi il tuo potenziale. Negozia Forex, indice d'azioni con Active Trades.